I sondaggi dicono che stiamo per stravincere, i sondaggi dicono che il centrodestra va ai 2/3 dei seggi, ma a me interessa poco stravincere e avere 1 milione di disoccupati in piazza il 2 novembre. Non è possibile, non è pensabile, quindi mi interessa vincere, governare, ma un paese vivo, non un paese in ginocchio. Alcune riforme costano zero, cioè aprire le facoltà scientifiche a partire da medicina al numero chiuso costa zero, i decreti sicurezza costano zero, sono solo un modo di difendere il paese, quota 41 costa 1.300.000.000 e si recupera tranquillamente dai risparmi dei furbetti del reddito di cittadinanza che lo percepiscono senza averne diritto, e poi c'è la flat tax, c'è la pace fiscale, stanno arrivando milioni di cartelle dell'Agenzia delle Entrate al rientro dalle vacanze in questo momento. Però la Meloni sembra aver aggiunto insomma un punto rispetto al PD, però la Lega sembra essersi avvicinata al Movimento 5 Stelle. A me interessa che il centrodestra vinca, amico mio. Quanto prendono i 5 Stelle e il PD mi interessa men che zero. Io ho voglia di governare questo paese. Per esempio, però vorrei governare un paese vivo. Il centrodestra vince, io preferisco vincere che perdere. Quindi il Movimento 5 Stelle e il PD sanno che perdono, però ripeto, a me interessa vincere con un paese vivo, vitale, che lavora, che cresce, non che da qui ai prossimi mesi avrà milioni di disoccupati in più. Allora il Movimento 5 Stelle dovesse arrivare prima. Tecnico o rivendica la necessità di un politico? È passata l'epoca dei tecnici. Noi chiediamo la fiducia agli italiani per la buona politica, con la P maiuscola. Ci prendiamo le nostre responsabilità. La Lega ha sempre mantenuto gli impegni presi, quindi è tempo che la buona politica risponda degli impegni presi. Io non vedo l'ora che arrivi il 26 settembre. Mi dice che è prematuro parlare di ministri adesso, intanto pensiamo a vincere. Sicuramente avere 2 o 3 nomi da presentare agli italiani prima del voto secondo me sarebbe utile per la scelta dei cittadini. In alcuni ministeri importanti, penso all'estero, all'economia, alla giustizia, però giustamente prima bisogna vincerle le elezioni. Se le vinci sui giornali conta poco, bisogna vincerle in cabina elettorale, anche perché c'è molta gente che ancora non ha deciso.